E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al 29esimo episodio il terzo Super 4. Andiamo subito, ragazzuoli. Ed eccoci qua, signori, eccoci qua. Andiamo avanti, ricordo l'avviamento. Aspetta, però io posso fare così, è vero. È vero, ragazzi, io posso far... Faccio morire un attimo... Registil così, ragazzi. Perfetto, Registil esausto. È vero, ragazzi, si poteva fare anche in questo modo. Perfetto. Meglio così, allora. Così, rivedeggiamo Registil, signori. In più, iperpozione. Let's go. Let's go. Let's go, ragazzi. E ora siamo pronti per la terza battaglia. Il terzo Super 4, ragazzi. Ciao, sono Frida. Dei Super 4 sono giunto alla regione di Hoenn da lontano per affinare la mia tecnica col ghiaccio. Ma finora ho solo incontrato allenatori e Pokémon deboli. E tu sarai alla mia altezza? Sarebbe una gioia fare una sfida con te, degna di questo nome. Ragazzi, Frida. Poro. Poro. Po. Po. Poro. Poro. Starmie, signori. Allora. Io. Ferro scudo. Però dobbiamo stare attenti perché noi siamo di tipo roccia, ragazzi, eh. E starmi alle mosse di tipo acqua. Anche psico. E si confonde da solo, signori. Comete, va bene. Non ci toglie un cazzo. Ok, ragazzi. Ti prego, fai ferro scudo, Registil. Ti prego. Bravissimo. Bravissimo. Vai, Registil. Per artigli subito. Ancora comete che ci toglie 4. Anzi, 1 proprio perché ci siamo aumentati la difesa, ragazzi. Quindi, ottimo. E Registil si confonde da solo e ci toglie 10. Va bene. Comete ci toglie 1, raga. Comunque, Registil ha tanta vita, se devo essere sincero. Per artigli su Starmie ed è non molto efficace. Forza antica? Forza antica, ragazzi, qui tocca provare un po' di mosse. Tocca provare un po' di mosse, forza antica. Olè! Toglie un pochetto, ragazzi, toglie un pochetto. Mi sa che lui è di tipo veleno, mi sa, lo sapete? Tanto stordiraggio. Confuso, Registil, va bene. E si attacca da solo un'altra volta, ragazzi, incredibile. Rapigiro? Ma... Ragazzi, ma questo Starmie che non ha mosse di tipo acqua mi sembra un po' starmioso. No, ti giuro, mi sembra stranissimo. Forza, ragazzi, e quasi KO. Un'altra forza invece fa ricarica totale. Forse dobbiamo cambiare Pokémon, ragazzi. È confuso, Registil. E si confonde da solo. Rapigiro ancora, che ci toglie uno, penso. Infatti. C'ha mosse di merda, ragazzi, questo Starmie, se devo essere sincero. Però non lo uccidiamo, perché lui ci usa super psicoraggio, là, super suono, là, e ci confonde sempre, ragazzi. Rapigiro. Non è più confuso, ragazzi, è forza antica. Vediamo un po' quanto gli togliamo, che è un'altra forza antica. Rapigiro, lui, ragazzi. Una lotta non ha senso, questa lotta di Starmie, comunque. Devo essere sincero, non ha senso questa lotta di Starmie. Stordiraggio, ragazzi. Cioè, stordiraggio, comete e rapigiro questo Starmie. Non ha mosse di tipo acqua, ragazzi. Non ha mosse di tipo acqua. Vai con forza. E l'abbiamo ucciso, finalmente, signori. Finalmente questo Starmie è andato KO. Blastoise. Io direi di cambiare. Io direi di mettere Venusaur, ragazzi, in questo momento. L'ho cambiato per la confusione, ragazzi. Stordiraggio mi ha rotto un po' le pallette perché Registil forse ci soffre tanto. Io direi di fare Velen Polvere se riusciamo a farla, ragazzi. Così avveleniamo Blastoise, ok? Velen Polvere la facciamo. Ma ragazzi, mettiamo Parassiseme a Go-Go, ok? Guardate che tattica con Venusaur, signori. Veleno effetto. Poi... Lui si usa protezione, va bene, forse io con Parassiseme posso attaccare, ragazzi. No, perché si protegge, ok. Ah no, schiva l'attacco. Ok,
Ok, quindi potevo mettere parassiseme pure se usava protezione, ragazzi. Questa roba non lo so, non lo so. Rapigiro, ma tutti con rapigiro hanno? Tutti rapigiro, ragazzi. Parassiseme e lo mettiamo. Vai Venus, ero il tuo turno. Questo è il tuo Super 4, Venus. Questo è tuo. Intanto curati. E poi facciamo bel foglie lama, li facciamo. È il momento di fare foglie lama. Protezione ci usa, va bene. A me sinceramente con la protezione mi fai un favore, Blastoise. Perché subisci danno dal veleno e dal parassiseme, dai semi bellissimi. Quindi mi curo anche. Grazie mille Blastoise, ti voglio tanto bene. Davvero, davvero dico Blastoise, non sto scherzando. Un'altra protezione, ma guarda, io direi falla sempre sta protezione. Falla sempre Blastoise, mosse di merda ragazzi, anche Blastoise se devo essere sincero. Rapigiro e protezione su, finora usato. Ecco qua, rapigiro. Ok, foglie lama fallisce, ma tanto muore dal veleno ragazzi. E ecco qua, Blastoise è andato signori. Perfetto. Vibrava? Io lascerei sinceramente Venusaur. Per prima cosa, invece di fare l'abbinamento ora ragazzi, abbiamo meno vita, uso parassiseme subito. Che ci mettiamo i semini, così ci curiamo subito. Magari se mi fa un attacco. Ok, Sidrio, Stridio. Va bene. Difesa Calappicco. Ok. Noi intanto ci prendiamo un po' la vita. E Velen Polvere fallisce. Attenzione ragazzi. Tempesta. Tempesta è quella che metteva la sabbia. Ok, sì. Ok, la sabbia, sì. Vabbè. Ma lui non subisce danno. Soltanto io. Eh sì, ragazzi, soltanto io. Oh, minchia. Ah no, anche vibrava. Ok. Ok, ok. Tanto noi recuperiamo vita così, ragazzi. Quindi, sì. O forse foglia lama è super efficace a vibrava. Mo vediamo. Velen Polvere intanto, ragazzi. Sì, con Venusaur viene una lotta lentissima, se devo essere sincero, ragazzi. Però è più strategia, diciamo. È una lotta con strategia. Oh, ma quanto ci hai tolto, Sgranocchio? Diciamo, con Venusaur è più strategica la lotta. È più studiata e tutto, ragazzi. È tipo per le leghe Pokémon Venusaur, diciamo. Ok. Il veleno effetto. Mamma mia, ragazzi, ma come lo stiamo facendo? Foglie lama. Perfetto, signori, anche brutto colpo che manco ci serviva, raga. 46 contro un 52. E l'abbiamo battuto. Cloyster. Stessa cosa, ragazzi. Questa qui è il Super 4 di Venusaur. Ve l'ho detto all'inizio. Parassisema ancora effetto? O devo rimetterlo, vero? Devo rimetterlo, ragazzi, il parassisema. Sì. Protezione. Vediamo un attimo se il parassisema va. Nemico schiva l'attacco, ok, non viene scritto tipo si protegge roba del genere, ma schiva l'attacco, ok, ok. Forse abbiamo capito. Forse abbiamo capito, signori, forse abbiamo capito. Vai, parassisema ancora, let's go, e ci prendiamo i suoi bellissimi semini. Sparalanci, ragazzi. E mi sa qui Venusaur ci lascia le penne. Però, devo dire, è stato bravo. Allora, Sparalance, Sparalance che è tipo acqua, ragazzi. Lui è tipo era? Lotta. Lui è tipo erba, pure Charizard. Mettiamo lui, va. Mettiamo Charizard, ragazzi. Tempesta di sabbia. Cioè, Sagodo, così non subiamo più danno. Intanto qui abbiamo sempre parassiseme di Venusaur. Io farei lanciafiamme, ragazzi. Vediamo un po' con lo lanciafiamme quanto togliamo. Ok, un bel po'. Raggio Aurora, di tipo ghiaccio, quindi ci fa un po' di danno, ragazzi, perché noi siamo tipo erba. Oh merda, ci ha tolto metà vita, ragazzi. Metà vita, però noi un po' la recuperiamo. Quindi se ora rifaccio lanciafiamme dovrebbe morire, ragazzi, mi sa. Dovrebbe morire. Vediamo un po'. No, uno di vita. Raggio Aurora e mesa moriamo noi, ragazzi.
aspettate, noi abbiamo parassi seme, ci siamo curati, quindi non dovrebbe morire. Ok. Ora ci ricuriamo e parassi seme di Venusaur uccide Cloyster, signori. Il parassi seme di Venusaur uccide Cloyster. Venusaur se l'è portato con sé. Un altro Blastoise? What the fuck, ragazzi, un altro Blastoise? Aveva due Blastoise questa qui, eh? Va bene, Frida, va bene. Va bene, Frida. Ancora protezione, ragazzi, incredible. Ma non so se usare lancia... Oh, se facciamo poco danno con lanciafiamme, ragazzi, uso terremoto, eh. Intanto abbiamo 56 di vita, attenzione. Vediamo se il lanciafiamme quanto danno fa. Fa pochino, eh. Facciamo terremoto, vediamo un po'. Morso ci usa? Ok, ci toglie pochissimo. Terremoto, ragazzi. Super efficace a Blastoise, ma non ho tolto niente. Proviamo volo, dai. Morso. E ci fa. Rimane 2 di vita, intanto io volo, ragazzi. Se usa protezione, mi incazzo. Se usa protezione, ragazzi, mi incazzo veramente. Rapigiro, va bene. Volo. E non lo tolgo niente, ragazzi. E mi sa questo Charizard va morendo. Oh no, posso cambiarlo. Vabbè, non serve cambiarlo, sinceramente. Ha 2 di vita, ragazzi. Ok. Zapdos di tipo volante. E potremmo fare. No, però per Febbecco. Oddio, non ho fatto niente con Perforbecco, però. Cioè, con tipo volante. Facciamo tuono shock. Facciamo tuono shock. Vai. Niente, oh. Niente, ragazzi, niente. Raga, non so se alcune volte vedete tipo la cam in questi episodi, non so se visto se la cam brilluccica un po', non lo so. Ma ora l'ho sistemata, penso. Me ne sono accorto ora proprio. Scusatemi, ragazzi, non pensavo. Spero che ora va bene la cam, cioè non dà problemi. Comunque qua continuiamo la nostra battaglia incredible. Con questo Blastoise che mi sembra molto tosto, ragazzi. Andiamo per Polbecco, vediamo se toglie qualcosa. Eh no, ragazzi, eh no. Ditemi se va bene la gamba, perché mi sembra un po' distrutto, non so perché. Spacca roccia, vediamo quanto togliamo. Niente, ragazzi, Zapdos non va bene contro Blastoise. Però di nemico difesa cala là, del nemico. Cambio Pokémon, Registeel, signori. Vediamo Registeel contro Blastoise. Morso. Ci toglie un bel po' morso, tacci sua. Per artigli, signori. Ragazzi, ma non è... Che cazzo di Pokémon è Blastoise, signori? Resiste a tutto? Oh. Vai con forza. E questa non resisti, però, non resisti questa. Non resisti, Blastoise. Non resisti, fratello Blastoise. Ok. E Frida l'abbiamo fatta, signori. Anche questa l'abbiamo uccisa. Prosegui per la prossima sala. Da una dimostrazione di forza e potenza alla Lega Pokémon. Ragazzi, spero che questo episodio con Frida, terzo Super 4, vi sia piaciuto. Lasciate like, commentate e condividete il video. Bella, ragazzi, al prossimo Super 4!